iniziare a portare il libro, il terzo, che Pietro e Pietra Vista, il doppio leone, una storia di banco e di mafia. Io devo confessare, apprezzo il lavoro che fa Pietro, perché scrivere questo è abbastanza facile. L'ho fatto anch'io, lo faccio tutti i giorni, si scrive un libro non è una cosa impossibile. È molto più difficile scrivere un romanzo. Il romanzo ha bisogno di una storia che regga, che racconti una vicenda che si arricchisce di ambienti elementi, anche struttura solida, di lettura, di andare avanti. Ha bisogno di personaggi che vengono delineati, che reggano, che reagiscono. E dunque non è facile, secondo me, scrivere un romanzo. E apprezzo il fatto che una persona come Ettore, che ha fatto altro nella vita, abbia deciso a un certo punto, almeno che questi libri non fossero messi in cassetto e scritti in adolescenza, abbia deciso di cimentarsi, una cosa molto faticosa. Che è faticosa per sé, perché obbliga l'autore a presentarsi agli altri, a aprire delle porte, delle chiavi della propria vita. E nel libro precedente c'era molto di autobiografia, io credo che ci sia moltissimo anche qua, alcuni accorgimenti che sceglie di introdurre nel testo. Quindi complimenti per chi a un certo punto della propria vita decide di arricchirla con esperienze diverse, anche offrendo agli altri pezzi della propria vita. E poi nel libro ci sono anche soluzioni originali di vista tecnico che ho apprezzato, perché il libro è una storia di banchi e di mafia, scrive il titolo. Io non so perché, questa è una cosa che ci spiegherà l'autore, perché banchi e mafia ma una serie di accorgimenti, di soluzioni originali. Una è che con ogni volta che conclude un capitolo si conclude con una forma grafica diversa, con un carattere grafico diverso, che passa al possibile e li parla di doppio leone. E poi c'è un elemento che a me ho apprezzato molto, che accompagna tutto il racconto che ho voluto dire, così che io avrei in realtà allungato un po' il titolo e avrei scritto il doppio leone, una storia di banche, di mafia, di coltelli e di libri, perché sono gli elementi che uniscono la narrazione. C'è la banca, dove Ettore ha lavorato per tanto tempo, e dove lavora il protagonista di questa storia, dove il protagonista di questa storia viene chiamato a lavorare. E la banca è un crocevia centrale, decisivo, nella trasformazione della natura della criminalità organizzata, e in questo caso è il luogo del scambio di denaro sporco, di riciclaggio, e la finanza, che permette non solo di alimentare l'economia, ma di dare sostanza ai nuovi intrecci, alle nuove traiettorie della globalizzazione criminale. Serve quindi la banca, e lì è il luogo dove si racconta gran parte di questa vicenda. C'è Palermo nel racconto, con una frase che a me ha colpito, molto efficace per chi sta a Palermo, chi è vissuto a Palermo, chi entra a Palermo, o un'altra città siciliana, percepisce qualcosa che a me è sembrato descritto bene ad un certo punto nel libro. Poi dice: Palermo è tutto più confuso, più indistinto, è coperto di omertà di ogni genere, la vischiosità palermitana, ma anche la vischiosità di questo intreccio che c'è nella società, in alcune aree della comunità nazionale, la malavita, la cultura mafiosa e la vita civile, la comunità civile. Manca un elemento che probabilmente è implicito nel racconto: c'è la finanza, c'è la banca, c'è l'intreccio col potere, ma manca la politica, quasi dato per scontato, come se ad un certo punto nella storia, nell'evoluzione mafiosa e in generale delle grandi organizzazioni criminali, il rapporto perverso e malato della politica sia ormai scontato, la premessa ad aprire ai rapporti con la finanza, con la grande economia.
E poi dicevo, ci sono i libri, che secondo me non sono soltanto i libri di Guido, Sapide, protagonista di questo romanzo, ma sono evidentemente i libri di Ettore Protagonista, sono i libri della sua formazione intellettuale, il percorso che ciascuno di noi fa leggendo alcuni libri che restano formativi, che rimangono in tutta la condizione della propria esistenza, e che secondo me servono in questo caso e all'autore e al suo protagonista a diventare completamente cittadino, che si oppone, che diventa protagonista di una forma di partecipazione alla lotta contro la criminalità. C'è una frase che leggevo in questi giorni, non solo perché è l'anniversario della strage di Capaci, che è legata anche a questo romanzo, una frase di Falcone, in cui Falcone chiedono: ma perché lei fa tutto questo? E lui risponde in maniera semplice, ma poi non è una forma banale, una risposta banale, lo faccio per spirito di servizio. E in fondo nel racconto di Ettore c'è l'impegno personale dell'autore, ma l'impegno di Guido Sapi, che sceglie di non andarsene da Palermo quando le cose si compiono, diventano drammaticamente serie, quando emergono i coltelli si capisce, e chi, come dire, chi avrà voglia e interessa vedere scoprirà perché, e sceglie di restare, sceglie il suo impegno di non sottrarsi all'impegno contro la criminalità, contro la pervasività del mondo, che entra nelle banche, sta nella politica, entra anche in altri. E io credo che l'elemento che può tenere insieme la discussione che faremo può essere ancora una volta una frase di Falcone. E poi dice una cosa che apparentemente è in contraddizione rispetto al titolo che è stato scelto da Ettore e a tutto la trama di una canzone, perché la mafia in qualche modo è il doppio leone. E invece Falcone dice una cosa diversa, che io porto come elemento di discussione con i nostri presidente Saverio Mannino e Pierpaolo Fasci. Diceva Falcone, se vogliamo combattere efficacemente la mafia non dobbiamo trasformarla in un mostro, né pensare che sia una prova, una piovra o un capo. Dobbiamo riconoscere che ci assomiglia, e la mafia dentro di noi. Può essere questo il tratto per unire questa discussione. La domanda che rivolgo ai miei interlocutori, ma intanto prima di far parlare il presidente Mannino, con la parola a Mela Minoresi che ci leggerà. Allora, poi Ettore mi spiegherà il perché di questo brano, ne leggerò tre brevi parti, però vi voglio dire perché ho detto subito di sì quando mi ha chiesto di presentare questo libro. Allora, per le cose che mi accomunano, intanto diciamo che Ettore ha deciso finalmente di tirare fuori i suoi sogni dal cassetto e decide di passare la sua vita a scrivere dei libri. Io ho scelto un mestiere che per tutta la vita ho cercato di realizzare i sogni nel cassetto, e i miei sogni, alcuni dei sogni nel cassetto, sono un'altra ragione che ci ha fatto conoscere, perché volevo fare un festival sulla spiritualità e che l'ho fatto, non lo faccio più perché non ce la faccio più a rapportarmi con le amministrazioni di questo paese e a rimetterci dei soldi, per cui non lo faccio più, ma per anni l'ho fatto e quindi ci siamo incontrati varie volte per questa ragione, quindi sempre sogni nel cassetto. E poi per questa sua nostalgia di un servizio allo Stato, di credere in uno Stato e di dedicarvi, sì. Una frase per tutte che ricorre in questo libro
triste quel luogo, quel posto che ha bisogno di ero. Ecco, su queste cose io credo che si basi la nostra amicizia e il nostro agire nella vita, per cui non potevo mancare alla presentazione di questo. Sto vagamente imbarazzando di tutto quello che sta venendo fuori. Volevo soltanto brevemente individuare con voi le ragioni per cui insieme a Pamela abbiamo deciso di presentare tre pezzettini col libro, che rappresentano tre aspetti, tre possibili piani di lettura. Un piano di lettura è quello della vicenda malavitosa, con appunto, come ha preannunciato Roberto, coltellate, sangue, assassini. Un secondo piano, su cui poi si diffonderà di più il magistrato Mannino, sono gli aspetti legati alla magistratura, gli interventi della magistratura, alla vita del magistrato in mezzo alla mafia a Palermo. E su questo sarà centrato il secondo pezzetto che poi Pamela successivamente al magistrato Mannino potrà leggere. Infine il terzo piano è il piano un po' metafisico, che ha già ricordato Roberto. Ho immaginato questo, il male immanente attraverso questa figura metafisica del doppio leone. Se qualcuno avrà pazienza di leggere capirà perché il doppio dove viene, eccetera, eccetera. Questo è un po' un piano di riflessione sulle radici del male. Adesso diceva Roberto, ricordando Falcone, la mafia dentro di noi. Secondo me è ancora più terribile della mia visione di mafia come male immanente, come male esterno, perché averlo addirittura dentro di noi è una visione veramente pessimista. E quasi vorrei dire scatologica. Chiedo scusa se voi. Qui siamo nella vicenda, diciamo, del thriller, del giallo. In una tempestosa giornata di fine giugno, Paolo Randazzo è a Villa Parte, un centro affacciato sulla costa tirrenica, immediatamente a est di Palermo. Ha un appuntamento con una persona che conosce bene, che considera degna della massima fiducia e che potrebbe aiutarlo a dissipare alcuni dei dubbi che lo stanno tormentando e ad orientarsi tra le evidenze emerse dalla sua indagine. Vuole poterci chiaro, senza pregiudizi, pur se si rende conto molto bene che sta rischiando di aprire una porta potenzialmente davvero pericolosa. Anche se Paolo e la persona che deve incontrare lavorano entrambi nell'istituto di credito meridionale, tuttavia hanno di comune accordo deciso che il colloquio avvenga fuori dalla banca per evitare di sollevare interrogativi. L'incontro, secondo gli accordi, deve avere luogo a Villa Pate, sul piccolo promontorio che si affaccia sul mare e che la via Messina Marine separa dall'abitato. Quel lembo di terra è abbandonato dal tempo e reso del tutto brullo dai denti imbrisi di sale che lo battono senza regole, ed è quindi molto adatto per un contatto che è bene tenere al riparo da occhi discreti. Il cielo è insolitamente grigio. Un impetuoso vento di maestrale freddo, nonostante la stagione quasi estiva, spinge il mare a formare onde imponenti che vanno a infrangersi sugli aspri scogli. Gli spruzzi salati volano nell'aria come una pioggia sottile. Paolo si guarda intorno, ma non vede ancora nessuno. Volta le spalle alle case del paese e si siede sul masso, guardando il mare infuriato. Il sibilo del vento e il fragore della risacca gli impediscono di sentire lo scricchiolio della ghiaia sotto le scarpe che si stanno avvicinando. Randazzo, buongiorno. Con un soprassalto Paolo si alza in piedi e si volta. Impiega qualche secondo per rendersi conto che la persona che ha pronunciato il suo nome non è quella che attendeva. L'uomo non gli dà il tempo di pronunciare una sola parola. Mi dicono Randazzo che lei sta ficcando il naso dove non dovrebbe. Così? Ma che? Balbetta Paolo. Ma l'aveva imbarazzato giovinotto.
Devo davvero pensare così male di lei? La voce assomiglia al basso ringhio di una bestia feroce. Istintivamente Paolo sfiora con una mano la tasca dei pantaloni in cui ha ripiegato i fogli da mostrare alla persona che avrebbe dovuto incontrare e che ora comprende. Lo ha tradito. La mossa non sfugge al uomo, le spiace dargli quello che ha in tasca. Sopra, donna, prego. Il tono continua a essere calmo, quasi suadente, poco più di un sussurro, ma terribilmente minaccioso. Non prova a dire randazzo, ma immediatamente si interrompe. Ha visto comparire nella mano destra dell'uomo di fronte a lui il micidiale leccasapugni. L'antico coltello palermitano a serramanico, letale per la lunghezza e la penetrante forma affusolata della lama, da sempre noto come il coltello dei banditi. La mano sinistra dell'uomo si infila bruscamente nella tasca di Paolo e ne trae i fogli inutilmente nascosti. Tenendo Paolo sotto la minaccia dell'arma, l'uomo scorre brevemente le carte, poi guarda di nuovo il giovane in faccia. Credo che lei si sia condannato da solo, Giandazzo. Ma chi l'ha fatto fare? Capisce che ora non me lascia alcuna scelta. Paolo indietreggia lentamente, strisciando i piedi per non inciampare nelle rocce affioranti dal terreno. È terrorizzato, non sa assolutamente come uscire da quella situazione drammatica. L'uomo sta puntando risolutamente il coltello in direzione del ventre di Paolo, tenendo gli occhi fissi in quelli del giovane. In quello sguardo si leggono odio, minaccia, volontà di uccidere. Arretrando, Randazzo è giunto sul limitare della lingua di terra quando improvvisamente perde l'equilibrio e precipita all'indietro nell'acqua. Bene, cos'è, mi risparmio la fatica, mormora l'uomo. Battendo forte le gambe, Paolo riesce a tornare in superficie in mezzo alle onde che avanzano veloci dal mare aperto verso la terra. Non può vedere quasi nulla in mezzo al turbiscolo d'acqua sollevato dal vento e continua a inghiottire acqua salata ogni volta che un'onda gli passa sopra. Si sente trascinare verso gli scogli che, come sa bene, costituiscono un pericolo mortale. Cerca allora di dirigersi verso il largo e inizia a nuotare con tutte le sue forze per allontanarsi dalle rocce. L'uomo, che intanto è rimasto in piedi sulla riva, osserva attentamente, vuole essere certo che il mare sappia completare fino in fondo il compito che si era prefisso. Guarda impassibile il giovane che si dibatte nell'acqua fino a quando un'onda particolarmente violenta proietta il corpo di Randazzo contro uno scoglio irto di punte aguzze. L'uomo sente l'urlo di dolore di Paolo attraverso il rumore dei marosi e vede l'acqua tingersi di rosso. Capisce che ormai la fine è vicina. Randazzo sta perdendo rapidamente le forze, le lacerazioni interne delle rocce dagli enti lo stanno dissanguando. Altre onde scaraventano ripetutamente il giovane contro gli scogli finché quello che rimane è un povero corpo straziato, abbandonato alle correnti marine. L'uomo sa che ormai per Randazzo la fine è giunta. Si piega la lama dell'incasapugno nel manico di cuore e rivolge un'ultima occhiata alle spoglie sballottate dalle onde. Poi volta le spalle e si allontana, tornando verso l'automobile che ha parcheggiato pochi minuti prima sulla via Messina da Rimini, a qualche centinaio di metri dal piccolo promontorio affacciato sul mare. Presidente Manino, il tema che a me piacerebbe che lei facesse questa sera è legato alla frase che diceva, con il legato, e cioè se la mafia non piovra un canto, invece qualcosa che dobbiamo rassegnarci per capire che si assume. Rivolgo a tutti un saluto. Mi rimetto alla relazione da quanto offro, per quel che io in generale penso di questo libro, una relazione che grazie alla malignità di Ettore Petrapissa ho avuto la possibilità di scrivere. È un libro che, cosa dice per cui, cosa dice per tutti, un privilegio
aver scritto l'introduzione, questa introduzione. E quindi dopo una prima risposta con Paconi, io ero amico, non abbiamo lavorato, nel senso che io stavo in Calabria, lui stava in Sicilia. Io, come dico nella relazione, ero amico di Nici, Rocco di Nici, che è stato fatto saltare come detto prima. Il Consiglio Superiore che allora formava dei magistrati, molti magistrati siciliani per la presa, per quello della mafia, e per la prima volta che viene esaminato il modello dell'istituzione rappresentativa della magistratura, aveva dato il carico in particolare in quell'anno a me e a Chinnici di estendere una relazione congiunta sulle diverse esperienze, diverse associazioni mafiose, e quindi io, che ero più giovane, andai da Chinnici e lui mi presentò Falcone, che disse: ti voglio presentare un giovane collega che è appena arrivato e che è molto partente. E mi presentò Falcone, con cui poi abbiamo avuto una lunga amicizia, tant'è che l'ultimo convegno a cui partecipò come relatore fu organizzato da me a Reggio Calabria. Quindi esisteva uno scambio culturale tra noi tutti, conoscevo meno bene, conoscevo la cosa lì, meno bene, ma con Falcone che rapporto era molto grande. E così con tanti altri che io ho menzionato, ma con Giuseppe Ayala, con tantissimi altri, con Enzo Matri, quindi praticamente era un gruppo magistrati, Giuliano Tuone, tutti gli altri. Allora, il problema, derivato dal problema che poneva il dottor Menino, c'è un simbolismo, e il simbolismo è, diciamo, sia questo ragione che è stato così brillantemente creato, questo personaggio è creato all'interno, perché è la personificazione umana. Questo leone che ha una testa, sono due leoni che hanno una testa unica, che hanno rappresentato nella concezione originaria i due nemici che aggrediscono, due nemici tra di loro che aggrediscono un terzo nemico, di cui sono tutti e due, di cui sono entrambi. E quindi sia questo accaduto dalla Russia tempo di premoscovita, diciamo, quando la capitale era Vladimir, sia poi a Sant'Antimo, per quella che era la Toscana di allora, cioè uno degli stati dell'Italia del Medioevo, che sappiamo che erano nel futuro, si aggrediva reciprocamente con forme che potevano ricordare il doppio leone. Allora, in confronto, per quanto riguarda la mafia, il doppio leone che la rappresenta, dal mio punto di vista, come accostamento possibile, rappresenta le due facce. Perché quando si tratta di criminalità organizzata, non è un'organizzazione genetica, non è un'organizzazione, non è la mafia che si organizza, si usa una forma molto suave, cioè è un riferito non individuale commesso da un gruppo. Cioè, questi sono gruppi occasionali, ma questi invece sono delle associazioni vere e proprie che hanno un metodo che consente loro, ed è questa la ragione del successo che hanno avuto e che continuano ad avere, la possibilità di operare contemporaneamente sul piano criminale e nell'ambito della società civile. È questo che rende la mafia forte, cioè questa infiltrazione. L'infiltrazione che viene trasformata nella cultura, cioè un fenomeno lo stesso, cioè non è la società che produce la mafia, ma è la mafia che inquina profondamente. Come questo simbolo del doppio leone che è fissa è perfettamente compatibile, secondo me, con quanto si propone la propria chiora, perché è un fenomeno parassitario. È un fenomeno parassitario perché è estorsivo, attecchisce proprio nelle zone più ricche, perché è lì che interviene l'estorsione. Controlla, ecco, anche chiedersi perché la banca, ma la banca è il cuore. La mafia è il ganglio fondamentale da aggredire. La mafia ha un parallelismo di attività rispetto alla quella della società civile, nella quale si inserisce e si infila, dove invece sta. Per cui è il disinquinamento che dirige e che non è compito né della magistratura
specifico che può essere rimesso soltanto alla classe politica, che purtroppo, non solo non dimostra di avere di avere i requisiti per affrontare, nel senso che ormai la crisi, questa crisi della lotta armata rientra, rientra nella crisi generale della nostra rappresentanza mondiale. Cioè in pratica non si fanno più programmi, ci si presenta sulla base di metodismi, di improvvisazione, delle avventure politiche che non si capisce più che votare. E destra e sinistra sono sparite, ma non c'è da rammaricarsi, cioè, voglio dire, non c'è da gioirne che siano sparite, perché in realtà destra e sinistra rappresentavano gli ispiratori rappresentativi delle forze sociali in competizione, creando una base programmatica che consentiva di non fare la politica alla giornata come si fa adesso, per disinquinare, per allora occorrono dei programmi politici, e la politica non solo non li formula, ma addirittura ci sono fenomeni di collusione e poi trovano rispondenza nelle norme del codice, per esempio riciclaggio, voto di scambio, io credo che voto di scambio sia un reato che cambia cittadinanza, soltanto si concepisca soltanto il risultato, della criminalità. E quindi i programmi della contro per estimo la criminalità non ci sono. Cioè, ed è questa una situazione politica in cui o noi ci poniamo il problema di eliminare definitivamente dalla società ogni forma criminale, questa e tutte le altre, perché così soltanto si può garantire la convivenza civile, oppure noi scegliamo, facciamo una scelta diversa, e la scelta diversa è quella di convivere, e quando si convive con la mafia naturalmente si lascia l'inquinamento costante e si espongono i cittadini a delle manifestazioni che poi si risolvono nel loro complesso in una forma di accettazione dell'arretramento di determinate zone parassitarie che impediscono, rivendicano la libera concorrenza, non consentono l'espansione, tant'è che questo è il riferimento che Savi e quindi Ettore che Travissa colgono nella realtà siciliana, perché qui si tratta proprio di disciplinare l'istituto di credito siciliano, cioè se posso dirlo, io ho visto il Banco di Sicilia. Non so se sono se sono nel vero, ma mi sembrerebbe che sia no. Ma non solo lei. Allora, ho l'impressione che anche io non sono certissimo, ma anche la descrizione dell'assetto di questo credito generale coincida almeno in base per quello che il Banco di Sicilia. Ma devo anche dire una cosa, la impressione che io vado a fatica nel disinquinamento, il decadimento della politica, come se lei dicesse che se questa partita la tenesse, mentre lei parlava pensava come il modello criminale si sia esteso in altre parti della penisola, inseguendo anche lui la come seguendo i soldi. E l'impressione che io ho ascoltato è che lei, data la forza della debolezza della politica, vede ormai prevalere della prima rispetto al secondo. Quasi una cosa di osservare un panorama in cui queste volte di criminalità siano scomparse. Non sono scomparse, sono lì e sono sempre più potenti. Cioè, fanno parte ormai della vita quotidiana, nessuno si aspetta di scomparire. Non so, a noi è fatto uno sforzo, il legislatore ha fatto uno sforzo, tra mille morti che ci sono stati, ha fatto lo sforzo di creare questa associazione di stampo mafioso. E l'associazione di stampo mafioso praticamente ha avuto un'applicazione per esempio per mafia locale, per non avere qualche problema, per parlare con la sentenza e con la franchezza, che è la situazione gravissima che noi stiamo attraversando. Cioè praticamente noi non fronteggiamo e quando non si vince si perde, se non va avanti non è che rimane. Thank you.
sono tre giorni, adesso rimane alla Calabria, la Sicilia, la Puglia, adesso la Puglia, no? Con la Corona Unita e la Campania, tutte le volte sta uno, c'è una sovrazione, i carabinieri sono aggrediti, la polizia è d'altra parte dentro, anche nei tuoi discorsi che ho fatto per il mio dove il caso ancora e lì vedo che c'è una presenza mafiosa di massiccia, cioè praticamente le imprese, anche le imprese pulite, io penso che la massima parte delle imprese non abbia, vorrebbe poter vivere senza questo fenomeno, questo peso, questo parassitismo, questi parassiti, e però non è possibile la diffusione che vediamo, che non è possibile operare economicamente senza che ci siano, senza che l'impresa del nord è per una parte già da tantissimo tempo, anzi che ha addirittura giovani, perché le imprese mafiose sono entrate negli elenchi, negli elenchi degli appalti, per esempio, sono entrate anche grazie all'appoggio. Io ho fatto un processo su un appalto, sulla questione della diga sul Menta, un fiume vicino a Rosarno e Gioia d'Angolo, e lì in sostanza c'era il rappresentante nei primi tempi, non si capiva. Allora il rappresentante dell'impresa, l'appaltatore, il rappresentante andava lì a parlare e si presentava proprio da lui e gli diceva: ma a lei quanti camion servono? Questo diceva lui. Ma lei è imprenditore, lei ha i camion, una società? Dice no, niente. Ma no, gli dica lei quanti gliene servono. Questo diceva, ma molto via. Dopodiché lui cominciava a saltare le cose, allora lui capiva che si doveva rivolgere e via. Allora in poi tutte le imprese andavano lì, ma non giù e dicevano: chi comanda qui? Allora andiamo via. Noi abbiamo condannato a Reggio Calabria, il tribunale ha condannato per tentativo di estorsione uno che si era presentato in un cantiere, si era presentato lì e aveva detto: sì, dice, ma è così, siamo per cantiere. Uno senza andare a vedere, senza prendere i necessari contatti, si apre un cantiere così, è stata così fortuna. E allora era stato giudiziato e noi non abbiamo condannato, non era questa cosa non lo so, ma comunque abbiamo la dimostrazione del fatto che una certa un'aggressività da me nel giusto, io credo, perché la parola può essere lavabile, però questo qui non è nessuno, si passa da cantiere a dire, ma poi dovete prendere i contatti, quindi era uno che ha introdotto una spirale criminale, e per questa ragione è stato condannato. Quindi, voglio dire, non è che si stia, però è proprio l'istituzione che non può farcela, perché fa processi che riguardano macchi già verificati, ci sono delle istruttorie, soprattutto dei processi iniziali sono lunghi, e quindi poi ora con i termini di prescrizione che sono stati abbreviati, i processi importanti non si fanno più, e io vorrei dire c'è una bella differenza tra il processo lungo, è chiaro, i termini per condurlo però possono essere abbreviati, che un reato venga perseguito in relazione all'allarme sociale che suscita, mi sembra una cosa compatibile con il fatto che il processo non sia eterno quando nel processo si mettono dei termini molto precisi. Quindi secondo me accomunare le due considerazioni non mi sembra un discorso molto serio, però voglio dire dobbiamo decidere la condotta da tenere. Questo è, io credo di poter concludere così questo mio intervento, se poi si darà la parola a qualche altra cosa cercherò di rispondere, ma io non voglio concludere soltanto con una considerazione così di carattere generale. Certo, sono pessimista, posso essere ottimista perché è abbastanza forte, soprattutto per esempio noi ci battiamo da tempo per dire legalizziamo la droga, può sembrare una cosa poco, una scelta poco commendevole, ma non è perché noi abbiamo le carceri piene di drogati, i drogati devono stare in ospedale, non devono stare malati, noi per
e oltretutto noi, io, si può avere l'impressione, io non voglio dirlo, si può avere l'impressione che proprio il discorso di permettere la droga costituisca una specie di valvola di sfogo data alla criminalità per distrarla dalle estorsioni e dalle altre attività che diventano necessariamente compresi i servizi di persone, che sono diventati a fronte della droga degli introiti che la droga assicura sono diventati danno corposo, meno convenienti. Dobbiamo fare delle scelte. Per non poter non più concludere, sono stato dicendo questi discorsi di carattere generale che spero non abbiamo mai avuto più problemi. Vorrei concludere parlando dell'autore, il quale è un uomo di cultura che accomuna una sensibilità creativa notevolissima, perché sono veramente estemporanee le sue creazioni, con diciamo una formazione di carattere istituzionale, cioè professionale, che gli permette di introdurre anche gli elementi dello Stato, come diceva la nostra Pamela Migliorese, è un uomo che rappresenta profondamente il costume, e lo ha fatto nel primo volume, che era quello del maggio, l'ha fatto anche in questo, con una capacità di descrizione dell'ambiente che diciamo, è effettivamente molto, molto, perché accanto alle belle notti di Palermo, notti fantastiche di Palermo, viene di suggestione, viene di fascino. Poi rappresenta una realtà viscosa, ma la realtà è viscosa perché non può non esserlo con questa criminalità in realtà. Quindi io devo dire che attenzione a questo lavoro di Pietro, se lo raccomando a tutti voi perché è davvero di grande interesse soprattutto per me. Grazie. Mi tocca di nuovo fare una piccola introduzione, visto che è stato sollevato un sospetto che è vero. In sala ci sono tre amici e due amiche che hanno condiviso con me un lungo tratto della mia attività professionale, esattamente quando ho lavorato al Banco di Sicilia. Fortunatamente, questo è un romanzo di pura invenzione, fortunatamente nessuno di noi cinque ha mai avuto, nessuno neanche lontanamente, la possibilità di correre i rischi che sono indicati per questo salvo nel romanzo, e siamo molto sereni. Devo dire che la percezione che ognuno di noi ha avuto lavorando in quegli anni probabilmente è quella stessa che avrebbe avuto lavorando al Credito Italiano o al Banco di Roma, e forse in quegli anni il Banco di Roma era più dubbioso del Banco di Sicilia. Detto questo, cosa succede? Che in quegli anni si sono accumulati nella mia memoria alcuni ricordi abbastanza significativi di vita, di Palermo, della banca in cui lavoravo, della vita delle persone, e seguendo i suggerimenti che ho letto di diversi scrittori importanti, ho ritenuto di inserire diversi di questi ricordi nel libro, perché come diceva uno di questi scrittori di cui ho letto un simpaticissimo libretto sull'arte di scrivere, che è Raymond Carver, nulla assume più veridicità di quello che scrivi di quello che tu hai realmente vissuto. Allora, di tanto in tanto, ci ho infilato un pochettino di ricordi personali che danno un po' di spessore e di vivezza alle cose che ho cercato di scrivere. Quello che adesso Pamela ha deciso di leggere, è un breve brano, lì in effetti c'è stato un punto di particolare interesse, di particolare emozione per me all'epoca, perché un giorno, io molti anni fa, avevo il ruolo di assistente personale, guardaspalle, sotto pancia del vertice della banca. E un giorno fui chiamato dal grande capo che mi disse che Giovanni Falcone aveva chiesto di poter accedere ad alcuni documenti riservati e mi ufficiava come ufficiale di collegamento
trasmettitore stupido di questi documenti e di sostegno materiale al magistrato che voleva vedere. Nel libro sembra che questi eventi sono ripetuti, una grande familiarità, in realtà furono 2-3 episodi in cui venne Falcone e un po' nei modi in cui sono descritti nel libro, e io gli ho passato queste carte, l'ho aiutato a capirle e poi se ne è andato. E una volta, una di queste 2-3 volte, andò un po' lungo e allora chiese di mangiare qualcosa insieme, fece venire da Manzara un po' di pasta con le sarde, 2 cannoli e una birra, e ci siamo messi nel roof garden della banca, che è esattamente quello che viene scritto qui, perché non ho fatto un grande sforzo, ho descritto il Banco di Sicilia della fine degli anni 80. E mangiando per la prima e unica volta si è lasciato andare, perché è sempre molto, molto attento, molto severo, molto sulle sue, ma non in maniera antipatica, perché chiaramente aveva bisogno di mantenere i segretezzi, ci mancherebbe. E lì è stata l'unica volta in cui abbiamo un pochettino parlato, un pochettino chiacchierato, e gli ho chiesto il suo punto di vista, ovviamente, su che cosa, la cosa più banale, come vede la mafia, cosa significa la mafia per lui, come faccio a capire se è un fenomeno mafioso o meno. Io ho cercato di riportare qui nel libro, esattamente con la massima fedeltà possibile, la summa delle chiacchiere che ho fatto in quella volta e forse un'altra volta con Giovanni Falcone. In particolare mi colpì molto quando io gli chiesi, dottor Falcone, ma lei sta facendo una vita terribile, come ha fatto a decidere di fare una vita che la priva di una vita personale, di una vita familiare, e che presumibilmente lui lo sapeva benissimo che non sarebbe uscito vivo dall'avventura. E brevissima parentesi, riporto qua nel libro anche un dialogo con un tassista che mi capitò veramente, e mentre mi portava passavano le macchine con la scorta di Falcone, e questo tassista si è portato verso di me e mi ha detto: lei non è palermitano, ma questi sono morti che camminano. Ed è una frase terribile, perché era la filosofia generale della città, era che questi erano morti che camminano. E Falcone, alla mia domanda, ma come hai fatto a decidere di prendere una strada di questo genere, ha risposto: come ho cercato di riassumere e come adesso fanno. Alla memoria di Savi si riaffaccia anche una vecchia intervista che ricorda di aver letto alcuni anni prima. Discorrendo con un magistrato trattanese, più volte minacciato dalla mafia e costretto a una vita blindata in una prospettiva di continui timori di attentati alla propria vita, il giornalista aveva posto una domanda fin troppo ovvia. Lei, il giudice, è considerato un eroe, chi la considera un personaggio straordinario che si dedica a combattere il crimine organizzato mettendo a repentaglio la vita, ma come è arrivato a scegliere questa missione così pericolosa? Vede, è stata la pacata risposta. In realtà io non ho mai davvero scelto questa strada. Cioè, che non c'è mai stato il giorno in cui ho deciso, pianificando in questa direzione la mia carriera, di combattere una guerra da cui, lo so bene, purtroppo, ho poche probabilità di uscire vivo. E le dico di più: se a 20 anni avessi immaginato che un giorno mi sarei trovato in questa situazione, forse avrei interrotto gli studi di giurisprudenza, sarei passato adesso in medicina, chimica. Il fatto è che sono entrato in magistratura, come tanti colleghi, pensando ad una ordinata, onorevole carriera al servizio della giustizia, e per anni ho seguito la mia strada senza scosse, problemi particolari. E un giorno, improvvisamente, mi sono trovato di fronte a una scelta che fino ad allora non avevo considerato. Quel giorno ho dovuto per la prima volta decidere se affrontare a viso aperto un crimine veramente mafioso, assumendomene i rischi conseguenti, o se voltare gli occhi dall'altra parte per passare il fascicolo ad un collega. E
quello è stato il momento per me del cambiamento di asse e ho deciso di tenermi col fascino. Come vede, non sono andato consapevolmente a cercare di compiere atti di eroismo, non mi passava per niente per la testa, ma il fatto è che al momento buono io non ho potuto fare a meno di procedere secondo il giuramento, non ho potuto fare a meno di procedere secondo il giuramento di fedeltà che un giorno, tanti anni fa, mi ha impegnato con lo Stato. Ammesso e non concesso che io sia un eroe, vuole definirmi allora un eroe per caso? Vuole definirmi un eroe riluttante? E scelga lei come meglio le viene. Passare questa intervista era rimasta impressa e oggi comprende ancora più in profondità le parole di quel magistrato. Ora si rende conto che probabilmente molti atti eroici passati alla storia sono stati il frutto di storiche decisioni assunte a freddo da superuomini senza paura, ma di scelte rese quasi inevitabili per circostanze sovente impreviste, soprattutto non cercate. L'atto di eroismo, pensava Sali, acquista così un valore ancora maggiore, perché vuol dire saper trovare in sé, malgrado tutto, la forza morale necessaria per restare a testa alta ad ogni costo e non voltare le spalle quando ci si rende conto di essere rimasti l'ultimo argine tra la barbarie e le persone che ci hanno affidato la loro serenità. Questo esperimento che andò molto bene, fu perché era
posso e voglio confessare a Ettore che in realtà io lo feci soltanto perché ha ambito a questa gioia di poterlo vessare durante le prove, crudelmente, in parte di occupare la regia. Ma lui si rivelò che quella settimana mi aveva detto. Sì, sì, lui fece una settimana vera di questo, avere questa missa la settimana, 8 del giorno, a ripetere le frasi, ma fu molto, molto disciplinato. E anche fece un buon lavoro. Lo, a volte dovete anche trattarlo un po' male per stimolarlo. Per farmi vedere le parti più creative. E questo fu la ragione del nome. Vi parlo di questo libro, lo leggo, e io penso che ancora una volta questo libro si evidenzia una caratteristica che faceva sì che quell'altro fosse un libro teatrale, come questo secondo me è un libro cinematografico. Cioè, Ettore ha un modo di scrivere per cui un personaggio si vede, cioè si identifica. Leggendo non si ha l'idea, e non è una questione di descrizione fisica, è che come se questi personaggi si formassero via via nel libro, ma si formano fisicamente, non soltanto psicologicamente. Questa è la ragione per cui io posso dire questo, sono contento e credo che sia giusto che questo libro verrà tradotto in inglese e che un tentativo, credo, in farne una sceneggiatura probabilmente dovrà essere fatta e verrà fatta. Questo per me è l'aspetto più interessante, più importante, a parte la settimana in cui ho dovuto per essere sottolineato per poterlo vessare come attore. Ma ci sono due cose, a questo punto poche cose che vorrei dire, che sono le caratteristiche tecniche di cui avrei dovuto parlare. La prima, questo romanzo ha una caratteristica che è quella che si sa subito non come va a finire, ma si sa subito qual è una situazione, c'è subito la scena clou dall'inizio, c'è un cattivo che uccide. E noi da lì poi dovremo scoprire questa tecnica, che a noi funziona molto buona, però richiede una grande attenzione per lo sviluppo, un tempo si diceva drammaturgico, cioè la sintesi, perché non si può sbagliare niente. Cioè nel momento in cui io faccio, metto a punto un episodio, lo descrivo, c'è il cattivo e da lì poi parte la storia. Quindi io in qualche modo rivelo che c'è un ambiente in questo caso è l'ambiente del principio. Tutto deve essere estremamente corretto, non si può sbagliare. L'altra cosa che avrei detto e che non dirò, ma che a questo punto invece dirò perché riguarda la mania, questo discorso dei libri, che è una delle cose più interessanti in questo testo. Perché i libri, no? Non hanno, quando leggete capirete, il protagonista ogni giorno sceglie un libro, in francese si chiama il libro comodino, che lo accompagna durante la giornata. La scelta di questi libri però non è una scelta soltanto stilistica, cioè che ci dà un'indicazione delle caratteristiche del personaggio, cioè sicuramente un corpo, un intellettuale, ma ci dà anche un'altra qualità che io non sono sicuro che Ettore sappia, che è una sorta di gelatina, è un colore. Io ho studiato con Lorenzo Costa Pinangina, è stato il più grande pedagogo, e mi diceva sempre che all'interno di qualunque scena, di qualunque romanzo, di qualunque destra frase, esiste quella che chiamava la gelatina, che è una gelatina, è un colore. Noi adesso siamo qua, stiamo parlando di luce elettrica, se improvvisamente la luce diventasse di blu scuro, l'atmosfera va detto cambierebbe, indipendentemente da quello che io sto dicendo, da quello che ci stiamo dicendo. Ecco, quei libri utilizzati da Ettore hanno secondo me questa valenza, cioè
cioè riescono a dare la possibilità di leggere in maniera meno diretta, ma a mio giudizio più profonda, la situazione emotiva di quello che avviene. Descrive emotivamente quello che succede. È una cosa che ripeto, forse è una mia, il mio delirio, però l'ho trovato molto, molto, molto forte e molto interessante. E per questo motivo c'è il capitolo finale, dove c'è la lista di lui, secondo me non è una bibliografia, ma offre la possibilità di rileggere a un livello diverso la storia. Se voi, quando leggerete questo libro, avete voglia di divertirvi, poi quell'ultimo capitolo, quel capitolo bibliografico, leggetelo con attenzione, pensando a quello che avete letto nel romanzo, e capirete come là dentro ci sia un'altra faccia, un secondo, che è estremamente interessante. Ultime due cose. C'è un capitolo che mi è piaciuto molto, è quello dell'alimento. Io non penso che sia dell'alimento, quindi quello è stato un'opera di tante. Stai facendo uno spoilerato. No, c'è questo capitolo molto ben scritto, però sicuramente si parla molto di questo aspetto, posso dire, cronachistico e anche individuale, però sul rapimento non credo. E gli si dimostra che Petrometrino molto ben scritto, che un talento, il dottor De Travissa, per scrivere ce l'ha, vero, perché è uno dei capitoli che funziona meglio. Non è facile scrivere qualcosa riguardo al rapimento, è un altro delle zone dove il rischio di fare cose brutte è altissimo, come il discorso che dicevo prima di iniziare subito e mettendo in luce cos'è l'aspetto della cattiveria che si fa. Poi a evolvere durante il racconto. E poi avrei una domanda io da fare, se mi chiederà. Allora, quando molti anni fa io seguivo un corso di drammaturgia amniotica, avevamo un professore molto importante, il quale ci diceva sempre, quando scriviamo qualcosa, what is the romance, dov'è la storia d'amore? Qui Ettore, di storia d'amore ne infila addirittura due, di cui una, vabbè, ancora, ma della seconda, senza voler togliere niente alla creazione ottica che io sento dentro questa ricetta, la domanda è, così avete anche voglia di leggere questo libro, tutti quanto già non avete, ma con Patrizia, come va a finire? Detto che la vibrazione erotica la senti solo tu, perché io confesso una clamorosa timidezza in queste cose, e adesso dirò una frase mezza volgare, ma la dedico a mio amico Santi, al quale feci leggere in anteprima un po' di questi pezzi. Dico, ma ha senso questa parte un po' così tra innamorati o gay? E lui mi ha detto, guarda, sembra una trombata a telefono. Per dire che purtroppo la mia, come dire, timidezza di scrittura mi impedisce di scrivere cose veramente significative. Allora, la domanda che lui ha lasciato sospesa deriva da un'intrusione dell'editore, perché questo libro è stato scritto in modo totalmente indipendente dall'arrembaggio. Infatti l'interprete della versione originale si chiama Franco Laghi, altro personaggio, altra età, altre logiche, eccetera, eccetera. E dopo che l'editore ha letto e fatto leggere il libro, mi ha detto, ma sì, andiamo avanti, però perché non fai in modo che si cominciamo a costruire una sorta di saga? Quindi cerca di fare in modo che questo libro sia una sorta di prequel dell'arrembaggio che si svolge a metà degli anni 2000, tra il 2007 e il 2010. Questo si svolge intorno al 1990, fanno un prequel.
ne sono stato convinto, quindi mi è toccato fare un lavoro defatigante di destrutturazione e ristrutturazione, per dove c'era Franco Laghi diventa Guido Savio, ho dovuto rivedere problemi anagrafici e vari. Ci ho messo il capitolo iniziale che in qualche modo cuce i due romanzi, dopodiché mi sono trovato con un problema non facile da risolvere, e cioè qui lui sta, anzi nella versione originale, convolava giuste nozze con la Patrizia. In realtà poi nell'arrembaggio che ho scritto 3 anni fa, lui è sposato con una certa Paola, ha 2 figli. Dico, come diavolo faccio immaginando di fare questo libro ambientato a metà anni 90, che poi nei prossimi mesi cercherò di buttare giù, come faccio a passare da un fidanzamento barra matrimonio del 1992 con una certa Patrizia a un matrimonio consolidato con figli nel 2005 con una certa Paola? E allora ho tolto tutta la parte che si avvicinava al matrimonio, lasciando in sospeso questo amorazzo più o meno indefinito, perché mi riservo nel libro in mezzo di trovare che in qualche modo litiga, non la lascia, e lui incrocia questa Paola, però la devo fare già tipo vedova con figli, che si innamora e si sposa. Diciamo che... Quindi voi capite la creazione, questa è le strade più straordinarie. È l'orrendo esperimento che devo fare, rendendo felice se ce la faccio. Complicate, posso dire. Lo so, dovrò... Ma vedi che mi accreditano delle... oppure faccio finta che... quest'ultimo pezzettino, quindi, che Pamela ha scelto, è sul terzo livello, se vogliamo, di lettura del libro, la parte un po' metafisica, per cercare di far sentire questo male che aleggia al di sopra di noi, che permea la società, non solo palermitana, tanto è vero che appunto questo ectoplasma aleggia un po' ovunque, ho immaginato questo doppio leone che in qualche modo compare, che assume una vivenza plastica, magari non rimane soltanto una scultura sant'Antimo, una scultura sulla facciata della cattedrale di Vladimir in Russia, e ogni tanto compare e gestisce come entità sovrannaturale, appunto metafisica, il male che si sta generando e che porterà alle vicende di Guido Savio e successivamente all'eccidio di Capaci e all'eccidio di Borsellino, che sono un po' poi il coronamento del libro. E c'è questo pezzetto che Pamela ha deciso di leggere. No, volevo dire 2 piccolissime cose, poi ve lo leggo. Uno, che con il fatto che sembra una scopata al telefono ci ha naturalmente incuriosito ancora di più, perché al telefono si dicono delle cose che poi non è detto che si realizzino, che uno, come dire, ci abbia la faccia di realizzare più davvero, per cui dice sembra una scopata al telefono. E poi invece è molto carino il fatto che quando si scrive sempre si deve tenere conto delle committenze, di problemi, di far quadrare le cose, per cui si scrive anche la storia in funzione. Mi è venuto in mente, scusate, una piccola parentesi, ma mi diverte molto, e tutti la locandiera pensano che sia veneziana, invece è toscana, come ben saprai, e la locanda è ambientata, a Firenze. Infatti quando ho fatto la locandiera l'ho fatto sentire in sera a Firenze. E ma perché? Perché quello che scriveva per la sua compagnia. Infatti, lo so, nel Campiello c'è tutte le vecchie, e non c'è i vecchi, perché le vecchie non recitavano, su una certa età le donne non potevano più recitare, per cui se i caratteristici metteva a fare le donne, non c'erano più gli uomini, erano tutte vedove. E anche nella locandiera andò così, perché al debutto dello spettacolo loro potevano recitare solo per carnovale, poi dopo dovranno smontare per la quaresima, e la prima attrice veneziana ci aveva i figli, era l'amante del produttore,
e il fumico di che rompevano molto le scatole. Allora a un certo punto c'era la fumi, decisero di interrompere le reti, quindi non so cosa stessero facendo, credo proprio la panella giovanile, qualcosa. E allora c'era la seconda attrice che era toscana, la caratterista, allora Goldoni ancora ha scritto la locandiera ambientando la locanda in Firenze e mettendo anzi tutti quelli che frequentavano la locanda a seconda della provenienza degli attori, il marchese di Forlimpopoli, poi c'era un'attrice siciliana, una romana, poi c'era il conte d'Almaviva, quindi siamo Napoli e poi Siena, ecco, quindi certe volte la necessità fa di più. Questo promette bene. Allora, è notte e i due grandi leoni di pietra calcarea che da due secoli montano la guardia al cancello d'ingresso del parco della favorita sono immersi nel buio. L'atmosfera è calma e serena, non una nuvola copre la luna, mentre le stelle brillano lontane e fredde nel cielo. Per tutto il giorno, una bella domenica di sole in pieno gennaio, i due feline hanno visto schiere di palermitani oltrepassare l'antico cancello di ferro chiamato la Porta dei Leoni, sormontato da aguzze punte di lancia per addentrarsi nel grande parco che costituisce il vasto comune della città, proprio sotto Monte Rigetto. Ora anche gli ultimi visitatori sono usciti e il parco è assolutamente silenzioso. Improvvisamente una breve vibrazione dell'aria sembra interrompere la calma della notte. I due leoni avvertono il messaggio portato dalla leggera brezza, quasi un preannuncio di violenza. Un lieve colpo di vento penetra nelle fonte criniere e i due musi si levano verso il cielo a osmare l'aria. Un freddo increspa la pelliccia dei due animali quando l'inconfondibile odore del sangue raggiunge le narici. Qualcosa li sfiora per un istante, poi tutto si acquieta. Ora l'atmosfera intorno è di nuovo perfettamente calma, del tutto immobile nel silenzio notturno. I due leoni sanno che il loro feroce fratello maggiore è giunto con il vento, nascosto dal buio profondo del cielo. E ora il doppio leone è immobile, celato alla vista di tutti da una fitta cortina di alberi nel parco della favorita. I due grandi leoni sanno che il loro mostruoso fratello è venuto per uccidere e che il loro compito è di vegliare sul suo riposo dopo il grande balzo da Sant'Anne a Palermo. Prima avremmo il piacere che il professor Francesco Mercadante, professore emerito di filosofia del diritto, venisse a, come dire, arricchire questa discussione con qualche sua riflessione. Che mi sono prosciutto intensamente perché di altissima qualità. Non bisognerebbe mai perdere un'occasione per ascoltare a me la Milonesi che ti prende la pagina, anche Grezza, anche non fosforescente,
e se la fa brillare come un nastro notturno. Ma io sono qui con una, diciamo così, spina che mi ha tirato, perché è il primo libro in cui trovo tra le fonti Salvatore Sarta. Una cosa incredibile. Leggo mediamente una trentina di libri al mese, ma mi è accaduto questo miracolo. E quindi un Ettore Pietralbissa, che è sostanzialmente un lettore di largo respiro, ma non minuto, ma non da cattedra, ma non recensore, per così dire, che ti fa un po' la cronaca, il repertorio e così via. Salvatore Sarta, che cosa di Salvatore Sarta? L'invettiva alla moglie, il notaio, il grande notaio. Tu sei al mondo perché c'è posto. Hai sentito tutto in questa scena? È una frase simile. Ed è la fine che fa la sposa per una frase simile. E forse Pietralbissa non lo sa, che noi non avremmo Sarta senza quella madre. E soprattutto, io non so se Pietralbissa sa che il giorno del giudizio e forse il libro del secolo. E il libro del secolo per quantità di terapia. L'ho detto ai lincei e delle piatti dell'Accademia dei Lincei. Ora io qui non voglio parlare di tanto, perché il respiro dell'aria della mafia. Da quando avevo 5 anni e mio padre mi insegnava a vivere. A non turbarmi, a non prendere sul serio la definizione afroamatica, aria che cammina. A raccogliere come una puttana quella del prete di Manzarino che entrava in farmacia, guardava il figlio del farmacista e gli rivolgeva la parola in questi termini: dottore, che è bello tuo figlio, pare vivo. E a quello gli veniva il brivido. Questo è, che cosa? Il colore, la macchietta. La mafia è una cosa seria, io mi sono occupato di mafia del clero. E non voglio dire, ho solo però un libro sulla mafia. Sa la fare legge. Non so se mi spiego, lo dico per voi. Pietralbissa è uno scrittore famoso, consacrato alla sua pagina, ma qualcuno gli potrebbe dire che la pagina a volte la lisce. E se non glielo dice nessuno,
che ci stanno a fare anche qui, che glielo dovrebbero dire. Italo Calvino a Leonardo Sciascia glielo diceva e lo faceva soffrire, e anche da quello Sciascia ha preso quello che doveva. Ora, questo signore che io ho la fortuna di conoscere soltanto da questa sera, sicuramente in carriera non smetterà di scrivere. Quelli che gli sono amici. Direi di lasciamo sudare le sette camicie, ho fatto un arrivo. Grazie a tutti. Arrivederci.